Questa 44esima mostra dell'artigianato fasanese ha sin da subito mostrato la sua nuova impronta innovativa. Mi è dispiaciuto non aver partecipato per serie ragioni personali alla serata inaugurale, ma lo studio rappresentato dagli architetti Gianni Triciuzzi e Veronica Giannandrea ha spiegato in maniera dettagliata quello che è stato lo spirito che ha contraddistinto questo allestimento. Ricordiamoci da dove siamo partiti. Siamo partiti 2 anni fa da una edizione raffazzonata per ragioni di tempo. Abbiamo appena ricevuto il mandato amministrativo, quindi non vi era il tempo materiale per poter pensare, o meno per poter realizzare quello che iniziamo già ad intuire fosse necessario. In forma embrionale inserimmo degli eventi collaterali, in forma embrionale cerchiamo di inserire delle professionalità nel campo della comunicazione, cerchiamo di svecchiare quella che era la tradizionale locandina, quella disegnata da Bepi Russi nel lontano 1950, in occasione della prima edizione con l'amministrazione di Donna Maria di Aquilino Giannaccari. Pensiamo quindi ad una figura che potesse seguire l'allestimento e quindi qualche bella novità si iniziò a intravedere già in quel momento, ma l'esigenza concreta era quella di mettere in piedi una squadra che potesse camminare sulle proprie gambe e che quindi vedesse ciascun giocatore nel ruolo più adatto. Ed è quello che abbiamo fatto l'anno scorso con risultati, devo dire, soddisfacenti. Abbiamo dato una svolta alla mossa, ma serviva sempre fare di più, perché nella vita professionale, quella amministrativa, occorre avere una visione, occorre perseguirla e occorre migliorare sempre. Ciascun cittadino che come me in questo periodo si impegna per un fine pubblico non può tralasciare 2 aspetti essenziali: la visione del progetto che vuole realizzare e la capacità di delegare alle persone più adatte. Quest'anno la sensazione è che abbiamo azzeccato entrambe le cose, perché la delega che abbiamo conferito agli architetti che abbiamo citato, ma anche allo studio di Mimmo Capozzi, che ha seguito la parte grafica, la parte della comunicazione, e non solo a loro, perché c'è un pool di collaboratori che non viene citato, ma che è essenziale per dedizione, per passione, per capacità, è essenziale alla realizzazione di questo evento. Io sono soddisfatto di un aspetto: al di là di tutto quello che la gente vede e che sta apprezzando, io ritengo che la politica vada fatta in questa maniera. Ciascun euro che noi investiamo sul nostro comparto tipico, sulla valorizzazione delle nostre peculiarità, è un euro che rientra nelle tasche dei nostri cittadini. E lo sarà in maniera esponenziale se questo progetto avrà il seguito che noi auspichiamo. Un seguito che è fatto di un percorso che possa avere la mostra dell'artigianato estiva come momento subliminale, come momento di assoluta conclusione di una serie di iniziative che possono interessare il comparto e il tessuto artigianale fasanese per tutto il corso dell'anno. Ci godiamo questa mostra, ci godiamo gli altri eventi che adesso ci attendono. Aspettiamo il responsabile commerciale della fiera dell'artigianato. Altra felice intuizione, perché avevamo pensato che fosse assolutamente necessario restituire quella qualità forse perduta e quell'entusiasmo da parte degli artigiani nel presentare nella maniera migliore il proprio prodotto migliore. E devo dire che il salto che è stato fatto, qualitativo, che è stato fatto quest'anno dai nostri espositori è veramente, veramente notevole. I concorsi, quello legato alla fiera dell'artigianato e quello legato alla exhibition, una rassegna che si terrà in Roma, a Palazzo Barrasini, nel mese di ottobre, devo dire che queste due intuizioni sono decisamente servite per stimolare
la fantasia e la creatività è l'attaccamento dell'artigiano alla possibilità di realizzare un utile economico da questa presenza. Sono fiducioso che non subito, ma se questo percorso seguirà la compagnia naturale, come dire, assecondando quella visione che noi abbiamo avuto, questo possa diventare l'evento per eccellenza della nostra stagione silvana e possa addirittura rappresentare un'attrattiva per i tanti espositori che vorranno, io sono certo, partecipare in maniera sempre più copiosa e ovviamente qualificata alla nostra assemblea.